una di queste interviste una volta mi è successo di leggere, lui era già decisamente vecchio, penso che aveva sicuramente più di 80 anni, e stava lì nel suo angolino, e andò a un giornalista e gli fece una lunga intervista per una rivista letteraria francese. E a un certo punto questo giornalista gli chiede qualcosa del rapporto suo, di cosa pensava fosse il rapporto dei suoi libri con quello che era uscito, con la storia letteraria del suo paese, col mercato, che si sentiva un po' nella geografia della letteratura francese, insomma, gli ha chiesto, ha fatto la domanda tipica, no? Cioè lei dove si sente nella mappa della... Ed ecco la risposta che diede il vecchio saggio. Una delle peculiarità dello scrittore, che condiziona profondamente la sua opera, mi sembra essere, a meno che non si tratti di un poligrafo più o meno assoggettato alla commessa degli editori, quella di secernere fin dall'inizio una sorta di molla legata ai suoi gusti, alla sua cultura, al suo mondo interiore, alle sue letture, ai sogni familiari. Una bolla che lui si porta presso dappertutto, con una stanza in cui vivere, un interno costruito a sua misura, sovente intorno all'età di 20 anni. Una bolla dove lo scrittore ha i suoi riferimenti, i suoi idoli familiari, dove il suo nucleo interiore si sente protetto dalle periferie e a suo agio. Senza l'esistenza di questa bolla protettrice, non si spiegano, dice Grac, almeno due cose. La prima è che l'opera dello scrittore resta nel suo insieme coerente, lungo tutta una vita, eppure in mezzo al mondo magari scatenato. Per la mia generazione, dice lui, la generazione che ha vissuto nel XX secolo, un mondo fatto per lo più di catastrofi, stravolgimenti brutali, guerre di sterminio e mutazioni accelerate di tutte le strutture sociali, così come del suo paesaggio tecnologico. La prima cosa che non puoi spiegare, se non pensi a questa bolla che lo scrittore se cerca intorno a sé, e come faccia lo scrittore a continuare a tessere il suo filo con questa coerenza, no? Mentre fuori guerre mondiali, la Shoah, la guerra fredda, l'atomica, sul muro di Berlino, ma anche se volete la fiancata che ti lascia, il tuo figlio che non sta bene, ma com'è possibile che questi si riesca a tenere in sé bolla, se c'è ronta, non so da principio come si dice, la se cernere intorno ai 20 anni, dice Grac, no? C'è qualcuno che lo sa come è principio? C'è sempre lui che mi fa la lezione, c'è uno, tanti però lo sapete, e questo sarà una delle tre cose che ho capito per la lezione. Secondo me si capisce pensando a questa bolla. Senza questa bolla, dice Grac, è difficile anche comprendere una certa indifferenza dello scrittore alle vicissitudini della vita letteraria alla quale si trova mescolato. In genere non è né un grande scopritore di nuovi talenti, né un lettore bulimico dei suoi contemporanei. Si nutre del suo tempo, ma si protegge anche dalle sue aggressioni. Visto a distanza, lo scrittore sembra attraversare la sua epoca come il capitano Nemo in Jules Verne, attraversa gli oceani, affascinato dallo spettacolo, ma sempre al riparo dietro un vetro, al sicuro, con i suoi ordini, con la sua biblioteca, che lascia solo per delle rapide incursioni e discese degli abissi là fuori. E questo, dice Grac, è il prezzo da pagare per assicurare una certa coesione al proprio lavoro. Mi ricordo che quando lessi questa, molto tempo fa, quando lessi questa intervista, lessi queste righe e pensai, guarda come quest'uomo descrive esattamente una cosa che io ho visto accadere. La bolla che tu sei certo molto da giovane, che è fatta delle 5-6 cose che sono i tuoi idoli familiari, come dice. E lì dentro tu stai. Succede di tutto, successo, amicità, sport il mondo, che fare, arriva il book, Berlusconi. Pensa a un uomo che basta dire il cognome e la gente ride. Berlusconi. Sì, non è che non bisogna fare la battuta.